Ah, c'è ancora un intervento, sì, c'è Piero Griffo, prego. No, diciamo, io non sono direttore di biblioteca, quindi mi trovo un attimo in imbarazzo, però penso che sia una sede dove possa proporre insomma qualcosa. Il mio intervento stamattina, oggi pomeriggio, parlava di problemi, però non ho avuto il tempo per i 15 minuti di dire che invece all'interno delle biblioteche nostre, statali, ci sono tanti saperi che in un modo o nell'altro già hanno fatto delle esperienze, si sono posti il problema. Il Ministero ha costituito qualche anno fa un gruppo di lavoro che poi ha prodotto le linee guida sull'accessibilità ai siti e ai beni culturali del Ministero. A mio modo di vedere sarebbe interessante fare lo stesso su tutta questa area, diciamo, delle tecnologie digitali, informatiche, perché si pone lo stesso problema e sarebbe interessante riuscire a fare un gruppo di lavoro a costi solo il trasporto, perché noi ormai lavoriamo quasi sempre diciamo senza missione, senza niente, ma almeno il trasporto, però mettere insieme questi saperi che sicuramente potrebbero produrre un valore aggiunto delle linee guida, comunque delle indicazioni valide per tutte le biblioteche, e forse anche in questo campo potremmo essere leader europei, perché non sempre le biblioteche sanno di questi problemi e di queste esigenze. La seconda domanda invece al dottor Messina, perché mi interessava questo discorso della possibilità sperimentale di utilizzare il deposito legale per servizi. Non ho capito bene come funzionerebbe. Attualmente oggi il deposito, cioè noi quando si riceve un libro, noi siamo soggetti, lo possiamo dare in prestito, lo possiamo far leggere, siamo soggetti alla riproduzione limitata, diciamo, dell'opera. Che succede invece per le opere digitali in questa sperimentazione? Sarebbe possibile, io parlo per un'utenza logicamente di cui ho parlato oggi, che è interessata ad accedere a questo e che spesso non riceve dagli editori quell'attenzione che invece richiederebbe, che sarebbe un allargamento, l'utenza è disposta a pagare anche il libro a comprare, ma se fosse una biblioteca pubblica, appunto, mi interessa capire quale evoluzione e se una biblioteca che non rientra in quelle tre di cui lei ha parlato, almeno inizia a sperimentare, potrebbe essere interessata, insomma, a partecipare, diciamo, perché ha un'utenza che è interessata. Ecco. Allora risponde il dottor Messina a quest'ultimo quesito posto dal dottore Griffo. Sì, allora sono due punti diversi, se non sbaglio. E, nell'intervento che era appunto per forza sintetico, visto i tempi, non mi sono potuto dilungare sul contenuto della convenzione di cui si parlava e anche della bozza appunto di accordo sulle licenze d'uso. C'è stata una trattativa che si è conclusa alla fine positivamente, non facile, con gli editori. La normativa appunto sul copyright e gli accordi che sono stati presi vanno nel senso di una consultazione intramenia in qualche modo di tutto questo materiale elettronico che è stato, cioè che viene depositato. Per fortuna sembra strano che noi dobbiamo fermarci su queste cose, non più come si diceva qualche tempo fa su delle appunto stazioni stand alone, ma sulla rete intranet della appunto biblioteca, quindi diciamo che l'unico limite è che bisogna andare fisicamente nella biblioteca per accedere appunto a queste cose, per la consultazione. Un discorso diverso, ma bisognerebbe, appunto si possono vedere i testi appunto delle convenzioni, è per la riproduzione di questi materiali che è soggetto appunto a dei limiti. Comunque poi queste cose appunto saranno. Una cosa invece che non c'entra, di cui appunto certamente lei sarà al corrente, è tutto quanto il progetto Libro Parlato Lions. Cioè che è diffuso appunto nelle biblioteche pubbliche e statali e che per quanto riguarda la mia appunto biblioteca funziona molto bene, c'è un buon tasso di utenza. Una cosa, il libro parlato dà gratuitamente ai non vedenti i libri, il
qua, il che significa che non accedono alle biblioteche, che già ce l'hanno. Noi per esempio, delle idee che noi avevamo, e che il libro parlato servisse non per i non vedenti, ma per tutti gli altri che casomai non usano il libro parlato, ma che possono fruire in modo diverso, che sono di una lettura di poesie fatte da Gasma, di un qualche cosa che gli fa accedere in modo diverso. Però appunto il libro parlato non dà un valore aggiunto all'utenza che non viene in biblioteca, che già ce l'ha per la sua rete. Ecco, questo okay. Volevo dire. Devo soltanto richiamarvi un po' al rispetto dei tempi, perché siamo veramente fuori orario. Ci sono molti altri interventi, vi pregherei di essere veramente sintetici al massimo. No, in parte Nicola ha già chiarito, io volevo solo dire, stiamo attenti a non buttare il bambino con l'acqua sporca, nel senso che l'esperienza dell'incardinamento nelle direzioni regionali non è tutta negativa. Purtroppo, come sempre, molto dipende dalle persone, e questo è un dato di fatto. Ma di per sé, soprattutto in una fase come questa di devoluzione, federalismo e quant'altro, avere un punto di riferimento sul territorio nei confronti delle amministrazioni locali è assolutamente fondamentale. Io che appunto per la vicenda del futuro trasferimento eccetera mi trovo a avere a che fare con regione, provincia, comune, fondazione, cassa di risparmio eccetera eccetera, la possibilità di contare sull'appoggio della direzione regionale, che è fisicamente conosciuta oltre che presente, voglio dire, perché ha rapporti di altro genere con ognuno di questi enti, è stato un elemento assolutamente aggiuntivo rispetto alla possibilità di agire. Il che non, nulla toglie alla direzione generale, ma è proprio per il ruolo diverso che rivestono le due strutture rispetto alla controparte che è locale, ovviamente. La seconda osservazione è che oggi come oggi, meno male che la direzione regionale si fa carico di tutta una serie di attività, perché con la situazione dei nostri organici non saremmo più in grado di farlo. Cioè, io personalmente con la mia biblioteca, se oggi dovessimo ritornare ad essere stazione appaltante per tutte le gare dell'istituto, non sarebbe proprio possibile, perché via via, come tutti gli altri figure, anche gli amministrativi vanno scomparendo e quindi sarebbe totalmente impossibile una gestione diretta. Anzi, meno male che sempre più cose dal cedolino unico eccetera vengono centralizzate, sollevando gli istituti a questo punto. Io invece volevo parlare un attimo di SBN. Volevo dire che appunto abbiamo realizzato quasi tutte le migrazioni dei poli dove ci sono biblioteche statali, e rimane il Piemonte, ma c'era un ultimo ostacolo che abbiamo sbloccato oggi, quindi anche la biblioteca di Torino, quindi sarà anche il polo, anzi tutto il polo, quindi anche la regione va sull'SBN web. A questo proposito io volevo dire questo. Volevo dare questo messaggio: se le biblioteche hanno adottato e lavorano su SBN web hanno intenzione di sviluppare servizi particolari, altre cose, ci devono contattare, perché, e questo è il caso della biblioteca proprio di Torino, che ha avviato una gara per un servizio di prestito informatizzato, e la società 3M che vuole partecipare alla gara ci ha contattato perché ha necessità, diciamo, di avere alcune informazioni, proprio perché questo modulo si deve interfacciare con l'SBN web. Quindi questo era il primo messaggio, cioè qualunque cosa, che visto che abbiamo ancora il contratto aperto con Almaviva di sviluppo, qualunque cosa vogliate fare di aggiuntivo, di contattarci. L'altra cosa che volevo dire riguardava poi il rapporto fra la Magteca dell'ICCU e i magazzini digitali. Ne abbiamo parlato con Maurizio Messina, sono due cose completamente diverse, perché una cosa è la conservazione a lungo termine, che si avvale, che deve rispettare tutte queste regole. Un'altra cosa è invece la Magteca dell'ICCU o le altre teche che colloquiano con Internet culturale, perché lì si tratta di caricare la media e la bassa risoluzione a fini di fruizione. Di fruizione su internet, e quindi ribadisco ancora adesso che l'ICCU fornisce questo servizio alle biblioteche su due modalità. Una è il caricamento sulla teca direttamente dei contenuti sulla teca dell'ICCU, l'altra è la messa a disposizione del software
qualora le biblioteche, come è successo già per la Palatina di Parma, volessero in casa gestirsi i propri contenuti digitali. Questa teca poi automaticamente apre il colloquio con Internet culturale. Ecco, volevo fare queste precisazioni. Grazie, dottoressa Sanca. Volevo solo fare una domanda. Fino a quando continueremo ad amministrare in contabilità speciale? Forse deve rispondere il dottor Macri, credo. Scusate, io vorrei fare dire, visto che nessuno la cosa conclusiva poi naturalmente chiuderete voi. Io volevo citare due numeri, che sono il 200 e il 203. Li cito parzialmente come si fa con i numeri delle carte di credito, che sono i finali, i due telefoni, sui quali noi che conosciamo a memoria, sui quali noi facciamo una pressione continua. Quindi per sottolineare la pazienza di Angela Benintendi e Nicola Macchi, che a questi due numeri rispondo. Noi li abbiamo imparati a memoria, però per privacy non li diciamo tutti. Quindi io vorrei ringraziarvi, visto la vostra estrema disponibilità a seguirci nelle nostre, perché quando telefoniamo sempre o per lamentarci di qualche cosa o perché abbiamo un problema o per chiedervi soldi, difficilmente telefoniamo per dire come state. Quindi volevo darvi atto di questa. Mi consenti di rispondere per... Certo. Dovresti parlare con il direttore regionale. Scusate, sulla regione io voglio dire solo una cosa: noi che siamo ad Interim abbiamo un dilemma, che veniamo esaminati da due persone. Allora io opero a Napoli e opero a Bari. Allora a Bari, dove praticamente ci moriamo di fame e siamo pieni di debiti, è facilissimo fare la spesa, non ci vuole niente. A Napoli è un po' più complicato. Allora noi che siamo ad Interim abbiamo la regione d'origine e quella via ad Interim. Allora io penso che se riesco ad avere 8 nella regione Campania e un 4 dalla regione Puglia, 8 e 4, 12 diviso 2 fanno 6, quindi riesco ad avere la sufficienza. Quindi faccio gli auguri a tutti quelli che sono ad Interim per avere almeno la sufficienza nel giudizio. Mi pare che ci siamo, il dibattito è stato extra large come del resto l'intera giornata, e mi associo ai complimenti della dottoressa Benintendi per la vostra straordinaria tempra. Domani però, in compenso, chiuderemo prima, in quanto salteranno i due interventi del professor Ferrari e della dottoressa Conti della Regione Campania, aprirà la sessione di domani mattina la dottoressa Cristiano, e quindi la tavola rotonda, che avrebbe dovuto aver luogo nel pomeriggio dalle 15 alle 17, si svolgerà a fine mattinata, quindi fate un'abbondante colazione perché si pranzerà presumibilmente più tardi delle 13. Vi ringrazio e arrivederci a domani.